stretta sui debitori da parte dell'AMAM porta i primi frutti. Già da ieri file interminabili agli sportelli, recuperate le prime somme. Dal 1 novembre un'ulteriore stretta, il sindaco dal proprio profilo, gli amministratori infedeli vanno denunciati. Un nuovo blitz del sindaco mette in luce i disservizi alla biblioteca comunale con sede al Palacultura. L'amministrazione mette mani a orari e servizi, resti aperta fino alle 20. Sarà un'ordinanza contingibile e urgente al dare il via nei prossimi giorni agli interventi di messa in sicurezza e alla collocazione delle passerelle pedonali lungo il greto del torrente San Michele. Si pensa intanto al progetto di messa in sicurezza del torrente. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la gestione delle antenne per le telecomunicazioni, un ausilio fondamentale per proteggere i cittadini dai cosiddetti campi elettromagnetici. Il pari interno con il Marsala certifica la crescita della CR Messina, ma evidenzia al tempo stesso alcune lacune strutturali della squadra. Il Football Club invece medita il riscatto contro il Giuliano, ma lavora per ripristinare il celeste in ogni sua parte.